Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella cucina di Longino. Cosa prepariamo oggi, Rodri? Allora, con l'inizio della bella stagione proponiamo un piatto fresco, semplice, dove non occorre alcuna cottura. Un bel carpaccio di fassona piemontese. Fassona piemontese. Quindi lo andiamo a servire in una maniera un po' particolare, perché al posto della classica affettatrice andiamo a batterlo col batticarne, quindi si può fare anche tranquillamente a casa. Prendiamo un nostro pezzo di noce di fassona piemontese, un taglio magro proprio adatto al carpaccio, e andiamo a tagliare una fetta. Dopodiché la tagliamo a metà per renderla uniforme. La andiamo a posizionare tra due fogli di carta forno e iniziamo a battere col batticarne, molto delicatamente, dal centro verso l'esterno, così da renderla omogenea in tutte le sue parti. Una volta realizzato la nostra battuta di carpaccio, andiamo a mettere un cilindro e andiamo a tagliare della forma desiderata il nostro carpaccio di fassona. Ovviamente tutta questa parte la possiamo utilizzare per fare una tartare, piuttosto che un battuto al coltello, un hamburger, quello che vogliamo insomma. Una volta ottenuto il nostro carpaccio, prendiamo il nostro foglio carta, lo andiamo a appoggiare sul piatto e lo togliamo. E ora non ci resta che condirlo a nostro piacimento. In questo caso andiamo a frullare della burrata per ottenere una crema. Una volta che abbiamo frullato bene la nostra burrata, non ci resta che andare a condire con delle sfere di olio alla nocciola, senape in grani di Mois, micro misticanza selvatica di Alpine Herbs, sale maldo e olio extravergine DOP Centumbria. Quindi iniziamo con il sale maldo, come vedete in cristalli, li andiamo a sbriciolare. Un filo d'olio crudo di Centumbria DOP, qualche perla di olio alla nocciola, qualche goccia di burrata per dare un po' di freschezza, un pizzico di senape di Mois in giro e terminiamo con la nostra misticanza di Alpine Herbs. Abbiamo terminato il nostro carpaccio di fassona piemontese Madama Bianca. Stracciatella di burrata, sfere di olio alla nocciola, senape in grani di Mois, sale Maldon e olio Centumbria DOP.